Italia. Questa sera siamo in piazza Polinago perché si terrà un importantissimo evento, ovvero le selezioni di Miss Italia. 12 saranno le ragazze in gara che cercheranno di conquistare il primo posto. Inoltre è ben ricordare che Polinago è un paese situato in provincia di Modena che conta una popolazione di 1650 abitanti. Questa sera le modelle sarà concesso fare un magnifico giro in Ferrari e sono proprio qui dietro di me. Per la verità anche io ho fatto un giro in Ferrari, non è la prima volta, anzi questa è la seconda, ma non nego che è stata una bellissima esperienza, come se fosse sempre la prima volta. Oltre che le lasagne e i tortellini, direi che le Ferrari sono il punto forte della nostra provincia. E vi invito tutti a Modena a venire a vedere il Museo della Ferrari. E questa, trovarsene una davanti così ben fatta, tra l'altro rossa, che è il colore azzeccatissimo per la Ferrari. Da notare che io sono abituata a guidare una Panda, quindi vedendomi questo gioiellino, beh, è un'emozione fortissima. E soprattutto salirci, l'interno è completamente in pelle, quindi c'è una sensazione accomodante, piacevole e sembra assolutamente di stare su un trono, quindi io mi sono sentita onorata, ma veramente. Valentina, è la prima volta che fai un giro in Ferrari? È la seconda volta, anche a Tolè c'erano le Ferrari e ci hanno fatto fare un bel giro. Ciao Aurora, è la prima volta che partecipi? No, ho partecipato già a due sfilate di Miss Italia, in un'occasione a Villa Visvini e nell'altra a Poretta Terme. Aida, è la prima volta in passerella o hai già avuto occasione di sfilare? No, non è la prima volta, ho già fatto varie sfilate, insomma faccio la modella da quando avevo 14 anni. Giulia, mentre sfili, sei sempre emozionata oppure ormai ti senti a tuo agio? Beh, diciamo che per me è sempre un'emozione sfilare. Cioè, non importa se è la prima o la millesima volta, è sempre un'emozione nuova. A volte sono più a mio agio, altre volte sono più tesa, però è sempre emozionante, soprattutto in un concorso importante come questo. Allora non è la prima volta che hai sfilato? In realtà per Miss Italia sì, è la primissima volta che sfilo, per questo che sono anche emozionata. Ciao Enza, è la prima volta che sfili per Miss Italia? Ciao, sì, è la mia prima volta. Hai partecipato ad altri concorsi in precedenza? Sì, a due concorsi di bellezza. Quali sono questi concorsi? Miss Guidiamo Insieme per la Vita e Una Ragazza per il Cinema. Tutto bene. Qui con noi Paolo Zaccaria, conduttore di Miss Italia in provincia di Modena e Reggio. Paolo, qui è tutto pronto? Sì, il momento è molto bello perché c'è veramente un grande entusiasmo. Miss Italia trascina, coinvolge,
catalizza veramente l'attenzione a 360 gradi. Credo che sia veramente un bellissimo momento sia per noi che organizziamo con tanta fatica e tanto sudore, ma anche per queste splendide ragazze che credo si meritino veramente delle vetrine importanti e delle grandi opportunità. Quindi cosa dire? In bocca al lupo! Siamo in chiusura, il pubblico si sta radunando vicino al palco che ospiterà la serata di Miss Italia 2016 Emilia Romagna.